Al via da oggi alla 12ª edizione della Casa del Gusto, tradizionale iniziativa organizzata da Conad Adriatico negli spazi della sua sede a Monsampolo del Tronto. L'obiettivo dell'evento in programma fino al 6 ottobre è quello di sostenere i fornitori locali e promuovere le tradizioni culinarie regionali, riflettendo l'impegno della cooperativa nel creare valore sul territorio e sostenere le economie locali. Sì, siamo ritornati a casa nostra, nel luogo che rappresenta la sintesi di tutti i nostri valori. È un'iniziativa che presidia quella che è la nostra visione di dare un contributo alle comunità in cui operiamo e di valorizzare le realtà imprenditoriali delle regioni in cui siamo presenti, che sono 5 e sono quelle della costa adriatica italiana. Possiamo dire che voi avete un po' anticipato poi la scelta che ha fatto adesso il governo, cioè di calmierare i prezzi? Sì, il nostro paniere bassi e fissi da sempre rappresenta la nostra risposta di vicinanza ai consumatori e alla loro capacità di spesa, e quindi possiamo dire che in qualche modo l'iniziativa del governo si inserisce in questo sentiero che noi avevamo già iniziato a percorrere. All'evento sono presenti le eccellenze culinarie di importanti produttori provenienti dalle regioni in cui opera Conad, forte di una presenza capillare sul territorio fatta di 453 punti vendita distribuiti tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Edizione particolare, quindi è un ritornare a fare questa manifestazione che esalta le specialità locali dei nostri territori. E va a ricercare anche su tutto il territorio italiano tutte quelle produzioni tipiche, particolari, che differenziano gli assortimenti e che i fornitori producono per noi. In questa attività andiamo a ricercare appunto dei fornitori che facciano sostenibilità, che producono in maniera ecosostenibile e che accompagniamo anche in un processo di certificazione della loro qualità. La facciamo perché, al contrario di quanto pensavano gli esperti negli anni 2000, il cliente non si è standardizzato alle grandi produzioni dei grandi brand ed è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di qualcosa che dia un'esperienza in più, di qualcosa che vada a stimolare, a toccare la sua gratificazione. Quindi con queste proposte andiamo appunto a far trovare ai nostri clienti degli assortimenti differenzianti rispetto a quello che il mercato propone.